Buongiorno, sono onorata e lieta di portare il saluto della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana, la commissione che si occupa di cultura, di scuola, di università e di ricerca, a questa giornata formativa. È una giornata importantissima, che tocca un tema che mi è molto caro, il ruolo che i bambini plus dotati o ad alto potenziale cognitivo possono svolgere insieme ai gruppi classe e nell'ambito dei processi formativi che avvengono nelle nostre scuole è un ruolo ancora tutto da scoprire. Spesso si tratta di bambini, e voi lo sapete bene, che hanno un alto potenziale ma scontano anche una disarmonia con il resto del gruppo classe. Spesso questo li conduce a emarginazione, a difficoltà e a scontare traumi che poi impediranno il pieno sviluppo e il dono di poter fruire e gioire del dono che loro hanno. Informarsi, formarsi e rendere tutti coloro che sono professionalmente operativi nel mondo dell'educazione e della formazione su come trattare questo potenziale straordinario che è in seno alla nostra società è un compito davvero importante, del quale non si smette di vedere la funzione. Purtroppo il livello delle nostre norme nazionali, la condizione dei test che certificano lo stato di bambino plus dotato ad alto potenziale cognitivo sono ancora indietro rispetto ai traguardi che l'Europa ci pone. Per questo credo che il lavoro che grazie all'Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme e all'Associazione Arborescenza questa giornata di oggi sia davvero importante. Costruire un discorso pubblico sul valore dei bambini plus dotati e sul corretto modo di trattarli, consentendo loro di sentirsi adeguati al gruppo classe che frequentano, ma anche di poter esprimere il loro potenziale, è un dono che si fa non soltanto alle famiglie che spesso attraversano gravi difficoltà, non trovando riconoscimento per la loro condizione particolare, ma è davvero un servizio e un dono che si fa a tutta la collettività, perché il loro potenziale, il potenziale di questi bambini, è un potenziale che può essere una ricchezza per tutti quanti. E per questo il Consiglio regionale è attento. L'anno scorso ho presentato una mozione per chiedere alla Giunta regionale di attivarsi presso il governo e per maturare tutti quei provvedimenti, tutte quelle decisioni che possano rendere realtà il pieno godimento di tutti gli strumenti possibili per far crescere questi bambini e farli vivere nella scuola, se non soltanto sentendosi pienamente accettati, ma potendo appunto contare e educare e custodire il loro dono. Non a caso vengono indicati con il termine inglese gifted, cioè bambini che hanno ricevuto un dono, a cui è stato donato qualcosa in più. È un tema anche tabù nella nostra società, per cui davvero il lavoro che dobbiamo fare non è soltanto un lavoro tecnico e normativo, ma è un lavoro di diffusione di una cultura della plusdotazione che sconta tantissimi pregiudizi, la diffidenza di quanti ritengono e di quanti appunto naturalmente pensano che uscire dalla mediocrità sia una forma, una modalità da limitare e da tenere sotto controllo. In realtà noi dobbiamo diffondere una cultura nella quale ognuno fa quel che può, ma quel che può è ciò che deve fare. Ognuno deve dare pieno sviluppo al proprio talento per contribuire al bene di tutti. Se matureremo questa consapevolezza, saremo più capaci di accogliere la diversità dei nostri concittadini plus dotati, ma saremo anche in grado di metterla a frutto per farla davvero essere un bene comune, un bene che torna a vantaggio di tutti, perché questa può essere la loro funzione, il loro ruolo nella società, può dare loro pieno riconoscimento e piena cittadinanza. Per gli altri sarà sicuramente istruttivo e importante crescere accanto a loro e poter intuire che vi sono altre modalità, altre capacità di visione. Questo non toglie valore a nessuno, ripeto, ma aggiunge valore alla vita di tutti. Io ringrazio i genitori dei bambini plus dotati perché so quanta fatica fanno spesso nel dialogo
con le istituzioni sanitarie, con le istituzioni scolastiche. Li ringrazio perché grazie alla loro tenacia possiamo oggi costruire, provare a costruire un discorso pubblico differente, e la giornata di oggi di Montecatini è davvero un bellissimo appuntamento. Io sono a disposizione, purtroppo non posso essere con voi lì, ma ci tenevo comunque a farvi sentire il sostegno della Regione, che è attiva anche nel Dipartimento Istruzione della Giunta regionale, perché stiamo lavorando a questo tema e cercheremo di sostenere le famiglie, di avviare processi di più compiuta elaborazione di questo tema a tutti i livelli istituzionali di nostra competenza e anche con i quali abbiamo interlocuzione, appunto il governo, le amministrazioni scolastiche e così via. Siamo qua. E vi auguriamo davvero una buona giornata, ringrazio tutti i professionisti di tutte le competenze che prenderanno parte a questa giornata e tutti gli insegnanti e gli insegnanti che si rendono conto di avere una responsabilità in più, ma che lavorando insieme possono anche avere strumenti in più, non soltanto per trattare e interagire meglio con quello l'alunno o l'alunna plus dotato, ma anche per far essere quella plus dotazione un bene, un dono a vantaggio di tutti. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro buon lavoro.